mi hai ingannato! Non sei la dea Laca, sei la strega Luciana e mi hai stregato in modo che non possa volare! Non fidarti mai delle apparenze! Alex, Emily, sono arrivate le pizze! Pizza? Strega Luciana, potresti trasformare anche me in unicorno? Per favore? Si tratta della strega Orly! È carnevale e lei sicuramente rovinerà la festa! Andiamo! Naturalmente! Andremo a New Orleans! Rimo, vieni! Ovunque, dovunque andremo, Pinky Promise ci guiderà! Che strano! È tutto pronto per il carnevale! I carri, tutto è bellissimo! Ma non c'è nessuno! E io che avevo portato il costume con me! Sì, è molto strano. Tutto è deserto e gli strumenti jazz non funzionano. Senza dubbio la strega Orly ha lanciato un incantesimo sulla città. Vuole rovinare il Mardi Gras, uno dei carnevali più importanti del mondo! Molto bene, piccole bamboline! È proprio quello che voglio! Mandare tutto all'aria! E credo proprio di avercela fatta! Non si fa così, strega Orly. Ci sono molte persone che si sono preparate tutto l'anno per questo giorno e tu gliel'hai rovinato! Oh, che carino! Un unicorno parlante! Ho sempre desiderato un animale domestico! Forza, vieni con me! Ehi, strega! Non sono un unicorno, sono una bambola travestita da unicorno! Fammi scendere! Mia! Limo, segui quella strega! Piccolina, che spavento! Tranquilla, ti ho presa! Sapevo che eri una strega buona! Pensavamo che fossi una strega cattiva! Perché hai fatto tutte quelle cose? Perché hai rovinato il carnevale? Oh sì, me ne sono già pentita! Non c'è niente che ami di più dei carnevali! Quando arriva il carnevale del Mardi Gras, New Orleans si riempie di luci, colori e musica! È incredibile! I musicisti si riuniscono per strada per improvvisare jazz! Ci sono anche sfilate di carri allegorici in tutta la città e si distribuiscono dolci, giocattoli e collane tipiche molto carine. Si dice che se ricevi molte collane è perché le persone ti vogliono bene. E io non ho mai ricevuta una. Ma ora non mi importa più. Quanto sono pentita! Oh, povera piccola strega, c'è ancora tempo per rompere l'incantesimo. Avanti, puoi farlo! Oh, se solo fosse così facile! L'unico modo per spezzare l'incantesimo è che qualcuno mi regali di cuore una collana del Mardi Gras! Ma è impossibile, perché nessuno mi ama! Oh, ecco, lo sapevo! Sono rimasta sola un'altra volta! Oh. Ehi, strega Orly! Abbiamo qualcosa per te! Oh! Mi avete regalato la collana tipica del Mardi Gras! Non posso crederci! E soprattutto lo avete fatto con il cuore! L'incantesimo è rotto! La collana di carnevale del Mardi Gras! Qualcuno che mi ama molto l'ha lasciata qui! Che emozione! Chi sarà? Mamma, non è che sei stata a New Orleans di recente, vero? Benvenute in Spagna, ragazzi! Siamo atterrate a Siviglia, una città bellissima e piena di gioia! Qui si celebra la Fiera di Aprile, una festa molto tipica in cui si balla, si canta e ci si diverte! Torno subito! Che meraviglia! Mi piacerebbe vedere la Fiera di Aprile e mettermi in fiore tra i capelli, come quelli che indossano le donne a Siviglia! Oh, sì! E io non vedo l'ora di provare il pesce fritto di cui Emily tanto parlava durante il viaggio! Abbiamo una missione! Il
segnale arriva da Siviglia. Trotti Lola ha bisogno di noi. Trotti, aiuto! Sono la Giralda con la guerriera incaricata di proteggere la città. Mi ha detto che alcuni troll hanno preso il libro magico di Geber che lei custodiva. È un libro molto potente e aprendolo i troll si sono incantati e stanno rompendo le cose belle della fiera di Siviglia. E si mangiano tutto il pesce fritto! Non lasciano nulla! Ha detto che stanno mangiando tutto il pesce fritto. È imperdonabile! Andiamo ad aiutare Lola! Ovunque, dovunque andremo, Pinky Promise ci guiderà! Sole, che bello che siete qui! Però dobbiamo andare alla fiera. Sono sicura che quei troll sono già lì e c'è poco tempo a disposizione per visitarla. A proposito, Emma, non preoccuparti, mangerai pesce fritto. Ma come fai a sapere quello che penso? Emma, Lola può leggere nel pensiero e tu non riesci a smettere di pensare al pesce fritto. Mon Dieu. Bene, presto, andiamo. Non preoccuparti, oggi noi Trottis diventeremo guerriere andaluse per recuperare la gioia della tua città. È un disastro! Dobbiamo fare qualcosa! Seguitemi, Trotis guerriere! Ho un piano! Ole, ole! Manca ancora il troll della Noria! Me ne occupo io! C'è un troll? Ti diverti? Dammi quel libro, è pericoloso! Abbiamo capo creando! No, no, no! Ha creato una barriera invisibile! Cosa faccio adesso? Ora tocca a me! Silenzio! Ho bisogno di concentrazione per leggere i tuoi pensieri! Pi, bai, le, iole, sui, sui, sui! Oh, non capisco una parola di quello che pensa! Molto semplice, gli piace ballare il flamenco ma è stregato e non riesce a smettere di fare dispetti. Infatti troll amano Siviglia e le sue feste. Allora balliamo in modo da rendere più debole l'incantesimo. Come se mi chiama così, e mica io leggo! Si ringraziano per aver rotto l'incantesimo e dicono che non toccheranno mai più quel libro. Ora sistemeranno tutto. La fiera di aprile sta per iniziare. Olè! Fatto! Il libro magico è al suo posto e i troll pentiti hanno rimesso tutto a posto. Con l'aiuto delle Trottis guerriere siamo riusciti a riportare tutto alla normalità. Beh, ripartiamo. Emily sarà sull'aereo a momenti. Siviglia ci è piaciuta tantissimo e anche il pesce fritto. Olè! Com'è divertente, Siviglia. Sai, mi è sembrato di vedere una Siviglia travestita da troll.